Tra il XIII e il XV secolo si assiste al fenomeno della nascita dei grandi stati territoriali. E in realtà parliamo di cinque grandi stati regionali che sono il Ducato di Milano, la Repubblica di Venezia, Firenze, lo Stato Pontificio e poi il Regno di Napoli, che è affiancato al Regno di Sicilia, a cui poi verrà unificato, costituiscono delle cinque grandi unità territoriali, anche se inframmezzate da potentati, da formazioni politiche più piccole, specialmente nel centro-nord Italia. In Italia quindi noi non assistiamo alla nascita di un grande Stato nazionale come è avvenuto per esempio per Francia e Inghilterra. Abbiamo visto il processo che porterà alla nascita dei grandi Stati nazionali francese e inglese, per essenzialmente due motivi. Il primo motivo è quello della mancanza in Italia di una dinastia affermata che possa guidare l'Italia appunto verso la nascita di un unico grande Stato. Quindi questo processo di unificazione non verrà avviato per molti secoli. Il secondo motivo è la presenza di una classe mercantile, di una classe di proprietari terrieri chiusa in difesa dei propri interessi e non orientata verso il cambiamento dello status quo. In realtà i cinque grandi stati regionali di cui abbiamo parlato, o perlomeno la metà di questi stati, specialmente quelli al centro-nord, sono originati da un processo che parte proprio dal comune, ossia il comune, abbiamo visto che durante un arco di tempo piuttosto breve si amplia, quindi questi comuni diventano piuttosto estesi fino a comprendere quella che oggi è più o meno l'estensione di un'intera regione, solo l'esempio di Milano che arriva a comprendere un territorio un po' più ampio di quello dell'attuale Lombardia, oppure Venezia che comprende di fatto quasi tutto il Veneto e altri territori. Questi comuni si erano ampliati e insieme all'ampliamento dell'estensione del comune le signorie cittadine erano cresciute in forza e potenza. Questo accrescimento delle signorie cittadine, o meglio delle famiglie di un nuovo patriziato cittadino, aveva portato con sé una fortissima conflittualità. Questi conflitti tra famiglie devono essere gestiti e quindi per limitare le lotte interne si ricorrerà a una forma di governo meno larga, come si diceva a Firenze, ma sicuramente più efficace per contrastarle. La nascita delle signorie si può articolare in due fasi. Una prima fase in cui il comune viene formalmente mantenuto come forma di governo, anche se tuttavia sono poche, a volte addirittura una, le famiglie che governano la città. E poi una seconda fase, quella di accentramento del potere, in cui questo potere viene anche confermato. Questa seconda fase può avvenire in due modi, o per una via pacifica attraverso la conferma popolare di una famiglia, pensate ai Medici, oppure con la forza, con un colpo di Stato che di fatto concentra il potere nelle mani di un'unica persona oppure di un'unica famiglia. Di fatto però in entrambi i casi noi assistiamo all'esclusione di quello che sinora abbiamo chiamato popolo dalla vita politica, dalla partecipazione politica all'interno delle istituzioni comunali. Ovviamente per popolo intendo comunque i ceti produttivi e quindi la concentrazione del potere nelle mani di poche persone. La seconda fase, quella di accentramento del potere, si accompagna inoltre a una espansione territoriale e alla nascita di un nuovo patriziato urbano. Per quanto riguarda invece il Regno di Napoli e il Regno di Sicilia, noi sappiamo che l'istituzione comunale non è mai attecchita veramente, non si è mai affermata e quindi si affermano in questo caso due monarchie territoriali che sono quella degli Angiò e quella degli Aragonesi. Quindi i regni di Sicilia e di Napoli saranno rispettivamente in mano a queste due, solitamente a rami cadetti di queste due corone, e infine verranno unificati dagli Aragona nel 1442. Comunque bisognerebbe insomma innanzitutto discutere di ciascuna di queste formazioni territoriali. Comincerei con il Ducato di Milano.
Alla fine del 1300 il Ducato di Milano era stato il luogo di un grande conflitto, quello tra due famiglie, la famiglia dei Torriani, famiglia Guelfa, e la famiglia dei Visconti, famiglia invece di parte ghibellina. Tra queste due famiglie, la famiglia dei Visconti era alla fine riuscita a prendere il potere con Matteo Visconti, che dal 1311 al 1322 era stato nominato vicario imperiale, era stato già signore di Milano, e dopo la sua morte il potere passa nelle mani di Gian Galeazzo. Non direttamente, c'è un piccolo periodo di conflitti. Gian Galeazzo, infatti, terrà il potere a Milano tra il 1378 e il 1402. Grazie a Gian Galeazzo Visconti, il Ducato di Milano si espanderà, avrà un'espansione, una grande espansione territoriale, e Gian Galeazzo riuscirà a ottenere dall'imperatore Venceslao nel 1395 il titolo di Duca di Milano, quindi un titolo ereditario che lascerà al figlio Giovanni Maria Visconti, che governerà Milano per una decina d'anni. Tuttavia, sotto Giovanni Maria, l'estensione territoriale del Ducato di Milano si ridurrà di molto, tanto da diventare poco più di Milano, quasi tutta la Lombardia, mentre invece prima comprendeva anche parte del Veneto e di alcune regioni circostanti. Alla morte di Giovanni Maria, il potere passa al fratello, Filippo Maria Visconti, che tenta di recuperare i territori andati perduti anche grazie alla sua compagna di ventura. Infatti, Filippo Maria Visconti era capo di una delle compagnie di ventura più forti del periodo circolanti in Italia, e riuscirà a mantenere il potere per una trentina d'anni, fino al 1447. Tuttavia, alla morte di Filippo Maria senza eredi maschi, si aprì un periodo particolare per la città di Milano. Infatti, c'è l'avventura, durata molto poco in realtà, ma piuttosto rilevante, della cosiddetta Repubblica Ambrosiana, che durerà fino al 1450. Infatti, la Repubblica Ambrosiana è minata da tutta una serie di problemi. Il primo tra tutti sono i tentativi espansionistici di Venezia, che vanno a erodere i territori milanesi, che minacciano Milano stessa. Per far fronte a questa minaccia, i milanesi decidono di assoldare un importante avventuriero, che è anche il marito della figlia di Filippo Maria Visconti, cioè di Bianca Maria. Questo condottiero è Francesco Sforza. Francesco Sforza riuscirà a portare avanti la lotta contro Venezia, che dopo 4 anni di guerra si concluderà con la pace di Lodi nel 1454, che manterrà per molto tempo gli equilibri tra i due stati regionali, ma nel contempo riesce anche a diventare signore di Milano, proprio in virtù di una ereditarietà naturalmente del potere, ma soprattutto grazie alla potenza del suo esercito e alla sua grande forza politica. Firenze invece l'abbiamo lasciata nel momento della rivolta dei Ciompi del 1378. Dopo la rivolta dei Ciompi, la città di Firenze viene governata da una oligarchia di famiglie mercantili molto ricche, tra cui per esempio la famiglia degli Albizzi, quella di Tornabuoni, degli Strozzi e anche dei Medici, fino al 1382, soprattutto la famiglia degli Albizzi a dominare la politica fiorentina. Poi Firenze comincia a ampliarsi dal punto di vista territoriale, e nel 1434 i Medici diventano signori di Firenze, cacciano gli avversari politici delle altre famiglie importanti fiorentine, e nel 1435 Cosimo de' Medici, detto il Vecchio, diventa gonfaloniere di giustizia. È l'inizio di una ereditarietà del potere all'interno della stessa famiglia dei Medici. Tuttavia, Firenze manterrà sempre formalmente le istituzioni comunali, nonostante questo dominio de facto della famiglia dei Medici. Tuttavia, alla morte di Cosimo de' Medici, il
E alla successione del figlio Pietro segue un lungo periodo in cui la conflittualità interna è ancora piuttosto alta. Alla fine, il potere passa a due fratelli, che sono Lorenzo e Giuliano de' Medici. Tuttavia, Giuliano viene ucciso nel 1478 durante una congiura. È la famosa congiura dei pazzi. La famiglia dei Pazzi, d'accordo tra l'altro con il Papa Sisto IV e gli Aragonesi, ordisce una congiura che avrebbe dovuto portare alla morte sia di Lorenzo che di Giuliano. L'attentato avviene durante una messa, tuttavia, fortunosamente, Lorenzo de' Medici riesce a sopravvivere all'attentato e riesce anche a vendicarsi, anche piuttosto ferocemente, degli avversari politici. Da questo momento Lorenzo de' Medici sarà unico signore di Firenze e di fatto sarà anche una figura importantissima sullo scacchiere italiano per quanto riguarda appunto l'equilibrio tra i vari stati regionali, fino al 1492, quando morirà ad agosto del 1492. Lorenzo sarà una figura importantissima, non solo per la politica, ma anche per l'arte, la letteratura. Il mecenatismo della città di Firenze sotto Lorenzo è famosissimo, egli stesso sarà un letterato, anche di un certo pregio. Infatti si guadagnerà così il soprannome di il magnifico signore di arte, cultura e garante di moltissimi anni di pace per la penisola italiana. La città di Venezia, invece, dalla fine del 1200, nella fattispecie dal 1297, è dominata da un'oligarchia. Infatti, in quest'anno era avvenuta la cosiddetta serrata del Maggior Consiglio. Il Maggior Consiglio era l'organo che amministrava politicamente Venezia e con la serrata si decide che di questo Maggior Consiglio devono far parte le stesse famiglie che ne fanno parte in quel momento. E quindi c'è di fatto un'ufficializzazione dell'oligarchia veneziana nelle mani di alcune grandi famiglie. Venezia ha una estensione di potere vastissima, infatti non è solo uno stato territoriale, ma il suo potere si estende anche in alcune città della costa dalmata, per esempio, e poi più a sud verso Spalato, Ragusa, Durazzo, città che sono degli avamposti commerciali ma anche territoriali della stessa città veneziana, che fa del commercio la sua attività principale, soprattutto verso l'Oriente e il Medio Oriente. Proprio per la sua attività commerciale si scontra con l'altra repubblica importante dal punto di vista commerciale navale, che è Genova. Durante il 300 ci sono due guerre con Genova. La seconda tra il 1378 e il 1381 è la cosiddetta guerra di Chioggia, che vedrà vincere alla fine, dominare alla fine Venezia con la sconfitta anche poi commerciale della città di Genova, che andrà incontro a un lento ma inesorabile declino, prima ancora rispetto a quella di Venezia. All'inizio del 400, Venezia comincia ad attuare tutta una strategia di espansione concentrata soprattutto sulla terraferma, ai danni principalmente, come abbiamo visto, di Milano. Tra il 1404 e il 1428, Venezia è lo stato territoriale più grande di tutto il territorio italiano. Tuttavia, nonostante anche l'ottenimento nel 1435 del vicariato imperiale, questo territorio così vasto, difficile da gestire per i veneziani, andrà progressivamente riducendosi in maniera inesorabile, soprattutto a vantaggio di Milano, ma anche di altre piccole formazioni territoriali che nel frattempo si svilupperanno tra il Veneto e la Lombardia. Genova nel 1300 è una città, seppur fiorente nei commerci, comunque dilaniata al suo interno da conflitti fra famiglie gentilizie. Famiglie come i Doria, per esempio, gli Spinola, che sono ghibellini, si oppongono ai Fieschi e ai Grimaldi, che invece sono guelfi. Questi conflitti tra famiglie comunque si
generano anche moltissimi conflitti sociali. Nonostante l'approvazione del cosiddetto dogato popolare, cioè l'istituzione, la carica di doge, appunto ha un elemento del popolo, il primo doge di Venezia è Simon Boccanegra, questi conflitti sociali continuano. Tant'è che moltissime altre forze tentano di impossessarsi di Genova, gli Sconti e successivamente gli Sforza, poi addirittura re di Francia Luigi XII tenteranno prima erodere con successo tra l'altro le terre appartenenti al dogato di Genova e successivamente a conquistarla. Di fatto il re di Francia riuscirà ad assoggettare Genova, anche se nella città stessa una certa indipendenza verrà sempre mantenuta, soprattutto grazie al grande potere che i mercanti, i banchieri genovesi avranno per ancora molto tempo, non solo all'interno della penisola italiana, ma di fatto in tutta Europa. Veniamo ora al Sud Italia. Sud Italia nel 1302 era stato diviso in due regni. Infatti con la pace di Caltabellotta si era posto fine alle lotte fra Angioini e Aragonesi per il possesso del Regno di Sicilia. Il regno che prima era unico viene diviso invece in due parti. Il Regno di Napoli, che viene assegnato alla corona degli Angioini, invece il Regno di Sicilia, o meglio il Regno di Trinacria, che invece resta nelle mani degli Aragonesi. In realtà la pace di Caltabellotta prevede che alla morte di Federico III di Aragona questi due regni vengano nuovamente unificati sotto gli Angioini, tuttavia le cose saranno un po' più complicate. Occupiamoci prima del Regno di Napoli. Il Regno di Napoli nel 1309 vede a capo del governo Roberto d'Angiò. Roberto d'Angiò è un monarca molto attento alle arti, alla cultura, un grande mecenate che di fatto inizia un processo anche di evoluzione del Regno di Napoli, processo che purtroppo terminerà con la fine del suo regno nel 1343. Il motivo per cui il Regno di Napoli non si avvierà a diventare uno Stato e non potrà portare avanti anche magari per esempio un processo di unificazione di tutti gli altri piccoli stati d'Italia è che all'interno di questo regno vige ancora una forma mentis di tipo feudale, cioè manca in realtà un vero e proprio ceto mercantile, un ceto produttivo cittadino. Infatti sono i baroni a dominare la vita politica del Regno di Napoli, che sono anche grandi latifondisti, proprietari terrieri e che hanno interesse a mantenere lo status quo. Inoltre nel Regno di Napoli anche le forze contadine sono sparse nelle campagne, non c'è un vero e proprio sviluppo cittadino a parte quello della città di Napoli che consentirebbe al Regno di Napoli di diventare un vero e proprio stato moderno. Inoltre, dalla morte di Roberto d'Angiò fino alla morte della regina Giovanna nel 1435, il Regno di Napoli sarà sede di conflitti per il potere continui, nonostante la dinastia degli Angiò continui a essere presente, tuttavia non diventerà mai una dinastia forte e affermata all'interno del Regno di Napoli. Alla morte della regina Giovanna, come dicevo, si apre una lotta per il trono tra Renato d'Angiò, appartenente al ramo francese della famiglia, e Alfonso di Aragona. Alfonso di Aragona era già re di Sicilia e re d'Aragona. Nel 1442 Alfonso sconfigge Renato d'Angiò e diventa re di Napoli, tuttavia questo regno verrà successivamente affidato al figlio Ferdinando. Nonostante poi le due corone in questo momento siano riunite, non riusciranno gli Aragona a fare del Regno di Napoli uno Stato moderno. La Sicilia invece, come vi dicevo, dopo la pace di Caltabellotta era già stata affidata agli Aragonesi. Di fatto fino al 1412, nonostante la Sicilia sia in mano agli Aragonesi, i potenti locali ottengono di non essere governati direttamente dal re d'Aragona, ma di avere un proprio re, seppure collegato alla famiglia di Aragona. E infatti riescono
a ottenere questo privilegio, cioè li governa un re aragonese, ma di un ramo cadetto della famiglia. Tuttavia, quando questa autonomia, questo privilegio finisce, il regno di Sicilia viene annesso alla corona spagnola come vicereame, è la fine dell'autonomia politica e l'inizio di una nuova fase per il regno di Sicilia. Gli aragonesi creano una nuova classe dirigente per l'isola, composta soprattutto da nobili proprietari terrieri. Questa unificazione non durerà molto, infatti nel 1458 la corona d'Aragona deciderà nuovamente di dividere i regni e assegnerà la Sicilia e Sardegna a Giovanni d'Aragona, fratello di Alfonso d'Aragona, e invece Napoli a Ferdinando, detto Ferrante, figlio illegittimo sempre di Alfonso di Aragona.